In uno dei piccoli ambienti della Pinacoteca, siamo al secondo piano del museo, si conserva e custodita un'opera molto interessante che ci porterà anche in un contesto particolare. L'autore è Lorenzo Lotto, un pittore nato a Venezia, ma che a Venezia lavorerà poco alla fine, non per qualità, perché ha una qualità molto alta di pittura. Anche l'altra opera che è conservata nella nostra collezione testimonia di questa qualità. E come anche questa. Perché non lavora a Venezia? Perché lui si trova ad operare in una condizione per cui, diciamo, a Venezia sono imperanti prima Giovanni Bellini con la sua bottega, diciamo, importante e imponente, che controlla anche in qualche modo le committenze importanti di una società aristocratica come quella di Venezia, e poi Tiziano, l'astro nascente della pittura, che diciamo, gli sopravviverà tra l'altro di un ventennio, quindi Lotto riesce ad avere poco spazio a Venezia. E allora dove lavora Lotto? Lotto lavora, è un po' un viaggiatore, lavorerà nelle Marche molto, nelle Marche morirà, lui muore a Loreto tra il 1556 e 1557, e lavora in terraferma nella Marca Trevigiana, Treviso quindi. Per chi? Per una committenza particolare, una committenza di piccoli, di mercanti, di commercianti, di una piccola nobiltà, di condottieri, che costituiscono quella che possiamo definire una classe emergente. E cosa chiede all'arte una classe emergente? Chiede di poter essere testimoniata, no? Di emergere, appunto. E quindi l'arte, ma questo diciamo un po' viene utilizzata un po' da tutti, dagli aristocratici, dai pontefici naturalmente, ma anche da questa piccola borghesia, possiamo chiamarla con un termine decisamente non di contesto, cercano appunto di raccontare le loro storie. In che modo? Il ritratto, per esempio, è uno di questi modi con cui questi personaggi raccontano, vogliono emergere, quindi vogliono uscire dalla storia ed entrare in contatto con noi. Che questo sia un ritratto, ce lo dice il fatto che l'uomo, quindi stiamo parlando dell'opera, è un uomo barbuto, di una bella barba, di mezza età, possiamo dire. Ed è che è un ritratto, lo dimostra il fatto che diciamo, la sua fisionomia non è non è un tipo, non possiamo dire che sia un tipo, no? Ma ha dei tratti fisionomici ben delineati. E poi guarda verso di noi. Quando in un dipinto c'è qualcuno che guarda verso di noi, è perché vuole entrare in contatto con noi, vuole raccontarci appunto la sua storia o magari quella che accade all'interno del dipinto. E cosa ci racconta quest'uomo? Quindi, intanto è ben vestito, vestito di nero, ha una quantità di stoffa questo vestito che ci dà immediatamente un senso di agiatezza, no? La stoffa non è per tutti. E tra l'altro qui mi soffermo a dire che la qualità di questo tono nero su nero da parte del pittore è altissima. Ma diciamo, nel dipinto ci sono tutta una serie di elementi che parlano per lui. Cosa sceglie Lorenzo Lotto e cosa gli ha suggerito questo committente? Cosa vuole dirci? Dobbiamo solo guardarlo il quadro e quindi, per esempio, il nostro sguardo non potrà che non posarsi su questa mano con cui lui si appoggia sul tavolo, ma tra la sua mano destra e il tavolo ci sono dei particolari che dobbiamo tener conto, un piccolo teschio e dei petali di fiori sfioriti, appunto, che ci raccontano di un qualcosa che è finito, è sfiorito appunto. Naturalmente in connessione a un teschio non potremmo che associare questo particolare magari a un ricordo, no, di qualcuno per cui quest'uomo ha provato dei sentimenti, un sentimento delicato magari per una donna, no, scomparsa prematuramente. Petali di rosa e di gelsomino. Non c'è solo questo. Se noi siamo in un interno illuminato a sinistra, ma alla destra dell'uomo c'è un paesaggio che si apre su una città, sullo sfondo,
e su un piccolo particolare su cui torneremo. Come l'uomo non è un tipo, anche la città probabilmente non è un tipo di città, perché ci sono degli elementi, la torre, il campanile, che potrebbero darci l'indizio per riconoscerla. Tra la città e la finestra c'è un altro particolare, che è un combattimento tra un uomo e un animale. A ben vedere non è un uomo qualsiasi, non è un animale qualsiasi, ma è un drago l'animale, e lui sarà senz'altro un cavaliere, sarà senz'altro San Giorgio. Ecco qua che noi abbiamo tutta una serie di elementi che ci possono quasi aiutare a individuare il personaggio. Lui ci ha fornito questi elementi e il pittore lo ha assecondato. Potremmo anche aggiungere, per esempio, che l'uomo è in una posizione forse melanconica, con questa testa chinata, no, sulla sua spalla, e l'altra mano ci mostra, a ben vedere, degli anelli. E se andiamo ancora dentro il quadro, il suo mignolo, il mignolo della mano sinistra, mostra due anelli, uno sovrapposto all'altro. Possiamo allora provare a immaginare l'occasione di questo ritratto, su che cosa quest'uomo sta riflettendo, no? Però alla fine questo gesto del capo è un gesto quasi di riflessione, di malinconia, su una vita che è scomparsa, una vita a lui cara, la città sullo sfondo che potrebbe essere identificata, qualcuno lo ha fatto facendo 2 più 2, come dire, l'8 lavora in provincia, lavora a Treviso, le immagini dell'epoca, le stampe di una Treviso cinquecentesca possono essere sovrapposte alla città sullo sfondo. E allora dove dobbiamo cercare per individuare questo personaggio? Forse proprio a Treviso. A Treviso, un uomo che ha perso una donna, un uomo agiato e che è legato in qualche modo a San Giorgio. Gli inventari seicenteschi della collezione borghese non ci aiutano. Il dipinto entra in collezione con l'eredità, un'eredità Aldobrandini, quindi entra in collezione nel 600, a metà 600 diciamo. Qui si indica Lorenzo, il dipinto come un dipinto di Lorenzo Lotto, un autoritratto o un ritratto di gentiluomo. Però a noi questo nome piace darlo a quest'opera, e qualcuno lo ha fatto, approvato, è stata anche contestata questa, come molte volte succede quando non c'è un nome scritto sul dipinto. Il nome che è stato trovato per quest'uomo è quello di Mercurio Bua, un condottiero, poi insomma, che arriva in terraferma, quindi nei territori della Serenissima, è al servizio della Serenissima, diventa conte, e Mercurio Bua ne perde due donne, due mogli, ovviamente prematuramente, e la seconda proprio nel 1535, quando più o meno si data questo dipinto. Perché è legato a San Giorgio? Innanzitutto a Treviso, ma anche a San Giorgio, perché lui viene sepolto a Santa Maria Maggiore, un altare dedicato a San Giorgio. Quindi questa ci piace associare questo nome a quest'uomo che comunque ha voluto parlarci di sé e che continua a guardarci.